Beh, abbiamo fatto bene, abbiamo solo la vittoria va oltre l'1-0, soltanto che abbiamo sbagliato tanto. Abbiamo costruito tanto e abbiamo sbagliato tanto. L'ultimo passaggio, che intanto la palla invece di farla viaggiare con i tempi giusti, abbiamo sbagliato tanto, situazioni che potevamo anche chiudere. Quindi poi gli ultimi 5 minuti la partita è diventata un po' emotiva, perché è normale che l'avversario ci crede, il risultato è in bilico, comincia a buttare palloni lì. Nel frattempo noi, qualcuno aveva chiesto il cambio, Pontisso, Frascatore, ho aspettato un po' per crampi, oggi qualcuno non ha giocato nelle migliori condizioni fisiche, però abbiamo fatto una grande gara, va, oltre, cioè, abbiamo concesso nulla, abbiamo aggrediti a tutto campo, non li abbiamo fatti giocare, questa è una squadra che fraseggia bene, cerca di allentarti i ritmi, non gliel'abbiamo mai consentito, loro non sono stati altrettanto bravi a farlo con noi, abbiamo sempre creato tanto, costruito tanto e rischiato quasi mai. Quindi è una vittoria che va oltre l'1-0. Mister, a mio avviso questa, considerando il valore dell'avversario che questa sera ha giocato di Roma, è stata la migliore partita del Pescara. Io ho contato 7-8 occasioni da rete davanti al portiere. Insomma, c'era un Cesena che è la seconda difesa del torneo. Insomma, ci avete trovato Fa tutti piacere pronti. che questa sia la migliore partita, perché lo avete detto almeno altre 10-11 volte precedentemente e quindi Però sono considerando contento. l'avversario che c'era di fronte. Beh, gli avversari sono tutti difficili, perché poi questo è un campionato, non è facile per nessuno, ma vedete il Modena pareggia col Siena, cioè, ma partite si vincono in campo, i risultati non sono determinati in partenza. Oggi, come tante altre volte, noi abbiamo fatto una gara giusta, ma stiamo crescendo, ma siamo cresciuti nel momento in cui abbiamo pulito alcune cose che erano reminiscenze e figlie di una retrocessione, adesso c'è un gruppo diverso che è destinato a crescere. Stasera c'era anche un clima diverso sugli spalti, c'era più gente e i tifosi hanno spinto la squadra per tutti i 90 minuti. I tifosi sono stati importantissimi, perché ci hanno sostenuto sempre, ci hanno applaudito perché in alcuni momenti meritavamo quello, ma poi ci hanno sostenuto anche negli ultimi momenti di difficoltà, incitando. Vabbè, ma i tifosi di che parliamo? Io mi auguro che questa sia soltanto una base, so che Pescara può quadruplicarle, quintuplicarle le presenze allo stadio. Noi faremo di tutto, poi credo che la squadra abbia giocato una buona partita e che giochi anche un buon calcio. Mister, buonasera. Abbiamo detto che questa forse non era decisiva, non so scaramanticamente, però il Pescara ha messo ha fatto capire che il terzo posto è lì alla portata di mano. Teramo a questo punto è una gara non facilissima perché ho già vinto, quindi sarà una partita completamente diversa, su un campo diverso, all'interno, però il Pescara arriva con una motivazione in più, adesso il terzo posto è lì e non ci si può assolutamente. Ma noi questo lo abbiamo inseguito posizioni migliori, lo abbiamo inseguito già alla fine del giorno d'andata, ho detto che noi ci proponevamo di fare più punti, ma non è che perché andiamo a cercare delle utopie o delle chimere, è perché i dati di fatto, e poi io li vedo tutti i giorni, questo è un gruppo che può crescere, ho detto prima, non appena abbiamo tolto alcune cosettine e abbiamo consolidato la rosa con dei giocatori di qualità. La squadra esprime coralità, è compatta, rischia poco, è in grado di creare, ma poi la crescita di tanti giocatori, ma anche Ferrari. Ferrari adesso è un giocatore, a parte i gol che fa, oggi non l'ha fatto, stasera non l'ha fatto, ma è diventato un giocatore importante, ma per i movimenti, cosa che prima non faceva, adesso si muove bene, apre varchi, collabora con i compagni, faccio i complimenti, questa è la strada da seguire, quindi noi siamo destinati a crescere. Poi da qui alla fine ci aspettano 6 battaglie, i risultati non sono predeterminati prima che si giocano le partite, i punti vanno conquistati in campo, ma noi fino adesso lo abbiamo sempre fatto con merito, anche stasera, ripeto, 1-0, però probabilmente avremmo potuto vincere con un margine diverso. Mister, può rappresentare una svolta, diciamo, in questa parte finale del campionato con questa vittoria? Perché adesso siete a 2 punti dal terzo posto, ma al di là del dato numerico, la squadra sta dimostrando di avere una consapevolezza dei propri mezzi che forse
Ma ho detto prima, quando si è figli di una retrocessione, quando non puoi fare delle scelte libere, quando devi creare un progetto, un percorso di lavoro, credo che noi lo abbiamo creato. Dopo quello che sarà è molto difficile, ma io lo dico da tanto tempo, questo è un gruppo che lavora bene, è un gruppo che può crescere in tanti giocatori, Pontisso ad esempio è uno di quelli, giocatore di grandi qualità, Pompetti appena si rimetterà a posto totalmente acquisirà la continuità che aveva prima, perché oggi negli ultimi 15 minuti è calato, ma Pompetti è un giocatore che per 4-5 giorni abbiamo gestito in allenamento, e credetemi, quando un giocatore si allena poco, anche un atleta come lui che è sempre andato a mille, è normale che poi possa avere dei momenti di pausa, ma fortunatamente solo gli ultimi 15 minuti. Quindi noi siamo destinati a crescere, ma, no, ma perché partiamo da dei dati di fatto che sono quelli oggettivi in campo? Oggi abbiamo concesso poco a una squadra importante come il Cesena, capace di giocare, capace di allentare i ritmi, capace di subire poco. Invece abbiamo creato tanto, abbiamo subito poco noi, abbiamo palleggiato, abbiamo fraseggiato, siamo usciti con pericolosità. Unico neo, non aver chiuso la partita. Forse mi serve proprio per cercare di prendere nuove le novità. Però da chi è subentrato, forse potevamo fare qualcosa di più. Ma guardate, ma chi è subentrato sono stati dei cambi obbligati. Alcuni giocatori come Gherardi non sono entrati, ma non è vero, Rauti è entrato bene, Cernicoi è entrato bene, Nzita è entrato bene. Ragazzi, non è facile, la partita è diventata emotiva perché loro hanno cominciato a buttare palloni lunghi lì, gli ultimi 5 minuti, più quelli di recupero. Noi abbiamo comunque avuto 2-3 break importanti in cui potevamo andare a chiudere l'azione come tante altre volte prima, ma poi ci sta a soffrire 5-6 minuti, soffrire fra virgolette in una partita, non è che noi siamo marziani e gli altri sono tutti terrestri. No, perché c'è stato un dominio assoluto. Lo so. C'è una componente emotiva nelle partite di calcio, è quella dei minuti di recupero, in cui comunque il risultato è in bilico, perché l'1-0 è un risultato in bilico, l'avversario ci crede, dà il tutto per tutto e comincia a buttare questi palloni lì, ti mette un po' di pressione, rischiano anche qualcosina, e noi lì abbiamo fatto qualche respinta, ma voglio dire, ma sono cose normali, cioè possiamo parlare su 95 minuti di partita. Di 5 minuti per 85 minuti, 90 abbiamo giocato un grande calcio, scusate, non toccherebbe a me dirlo, ma abbiamo giocato veramente a calcio come si deve.